Quella a sinistra, che vedete a sinistra, questa qui, è la rappresentazione dell'universo, del mondo, secondo i coevi di Dante. Ok? Dante Alighieri. Infatti quella è la mappa della Divina Commedia. In tre libri è divisa, quindi Dante inizia dal sottosuolo, cioè dall'inferno, infero, qualcosa che porta dentro, passa in superficie e scala una montagna che è il purgatorio, dopodiché entra nel mondo invece delle sfere celesti. Quindi sono questi i tre mondi che noi andremo ad esplorare e vedremo come in tutte le culture del mondo questa rappresentazione della struttura dell'universo è identica. E poi capiremo, cioè, come mai è così uguale dappertutto. C'è stato qualche spia, qualcuno che è andato in giro a raccontare, a fornire a tutti quanti, gli esseri umani, a tutte le culture, la stessa mappa? Oppure, visto che siamo tutti esseri umani, con gli stessi bisogni, le stesse necessità e la stessa capacità, come diceva Jung, di creare simboli, noi siamo macchine che generano simboli attraverso il sogno, le visioni, le intuizioni, e forse è perché proprio l'uomo si assomiglia in tutto il pianeta che genera simboli molto simili? Andremo a esplorare anche queste due opzioni. Invece sulla destra vedete la rappresentazione identica, però qui sotto forma di albero della tradizione norrena, quindi dei paesi del nord, ma che è identica allo schema della suddivisione in tre strati del mondo che avevano i Celti, ma che avevano anche in Sud America, in Centro America, in Africa, in Asia. E in questo caso, nella tradizione del nord, è rappresentata da un albero, le cui radici sono popolate di animali di origine ctonia, quindi sotterranea, che stanno a contatto con il mondo del sottosuolo, serpenti, insetti, anfibi, pesci. Nel mondo di mezzo, vedete all'interno di quella cupola, circondata da dei prismi, come un cerchio di pietre, al posto delle pietre ci sono dei cristalli, c'è una montagna, anche qui la montagna, come nella visione di Dante. Nella parte sopra, invece, ci sono gli uccelli. Quindi vedete in cima appollaiata quell'aquila e nel mondo di mezzo invece abitano i mammiferi. Questa è una prima suddivisione. Voi la trovate veramente in tutti i luoghi del mondo. Cioè quello che vedete al centro è Wang, che significa re. E questo è molto interessante, perché nel passato il faraone, l'imperatore, il re sciamano, il re sacerdote, era qualcuno che era in grado e aveva la responsabilità di mantenere la connessione, quindi in comunicazione, questi tre mondi, cioè il mondo infero, il mondo di mezzo, dove abitano gli esseri umani, e il mondo di sopra, dove abitano gli esseri invece del mondo di sopra. In questo caso siamo passati a un'altra mappa che studieremo, ed è la mappa del 12. Vedete al centro i 12 segni zodiacali. Ma questo 12, noi lo incontriamo anche questo come la mappa del 3 in tutto il mondo. Allora, qui vi ho portato veramente degli esempi che ci portano da est a ovest, del mondo. Quindi abbiamo i 12 cavalieri della tavola rotonda. La tavola è rotonda come il cerchio zodiacale, come il cerchio del circo, dove al centro, ma lo vedremo dopo, ci sta la grande dea. Poi ovviamente non spaventatevi, io vi do un po' di input, ma andremo con calma, avremo tutto il tempo di snocciolare tutti questi concetti. Però tenete presente, 12 cavalieri della tavola rotonda, 12 angoli, nella chakana, che è il simbolo cosmologico della tradizione andina del Sud America, Inca. Abbiamo 12 apostoli, anche nella tradizione cristiana, che sicuramente prende tutta una serie di informazioni e di strutture, di mappe e di strumenti per dialogare col mondo del sacro, con la dimensione extraordinaria, con al centro il Gesù. Gesù che dopo vedremo poi tra l'altro come viene rappresentato. Molte volte viene rappresentato come un sole. Ecco che ritorniamo al cerchio dello zodiaco, il sole che gira in tutti quanti i segni zodiacali, in ogni casa dei segni zodiacali.
Poi abbiamo di nuovo il 12 nella tradizione tibetana. Se contate i raggi rossi e i raggi blu, sono 12, 6 rossi e 6 blu. Ci sarà un motivo? Bene, dopo aver acquisito una nuova visione, perché si tratta di acquisire una nuova visione della realtà, quindi quando, come diceva Proust, riusciremo ad aprire nuovi occhi, scopriremo o riscopriremo il territorio in chiave completamente diversa. Quindi dovremo andare a recuperare la visione degli antichi. E per fare questo dovremo andare a volo d'uccello, almeno questa sera. Poi in realtà invertiremo il passaggio e il cammino, perché prima andremo giù e poi ritorneremo su. Quindi questo è un viaggio che faremo in 7 puntate, andando su e giù per questa scala. Non so se qualcuno di voi si è mai interessato al sciamanesimo, ma all'interno delle capanne c'è sempre una struttura assiale con 7 tacche o 7 nastri attaccati, e c'è sempre un riferimento al 7, che ha molto a che fare con la mappa del 12. Il 12, tra l'altro, pensateci un momentino, è 3 per 4. 7 invece è 3 più 4. 3 legato al maschile, 4 legato al femminile. Noi giocheremo con la dualità, perché è la base di questa antica scienza sacra, i cui principi formano il corpus della geografia sacra. Allora, qui siamo in Val Feltrina.